Eccoci qua ad un'altra parte di Pokémon Nero in italiano. Dobbiamo prendere quell'oggetto, che immagino proprio che sia la MN Cascata. Io ovviamente... No, che palle, cominciamo subito con dei Pokémon selvatici di merda. Allora, usiamo subito il repellente. Adesso appena giunti in un centro Pokémon... me ne prendo un po', ecco qua la MN05 che contiene cascata. Io devo per forza insegnarla a un Pokémon che non sia però Sismitoad. Non capace, ah, non è neanche capace. Vabbè, nella scorsa parte abbiamo arrestato Violante, Verdagno e Ross. In questa parte invece arresteremo Celio, Moreno e, se ci riusciamo, Giano e anche l'ultimo saggio. Dai, mi raccomando, diamoci subito da fare. Andiamo subito a Levantopoli e catturiamo Celio. Levantopoli è stata una delle nostre prime città. Noi qua dobbiamo ancora usare... Allora, ci serve un Pokémon in grado di apprendere la mossa taglio. E ovviamente adesso velocizzo perché non voglio sprecare tanto tempo. Repellente Max. 22. E adesso ci prendiamo il nostro Patrat. Al posto di Serperior, dai. Dai, veloce, 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 veloce. Io velocizzo perché non voglio sprecare tanto tempo come la parte scorsa. Effetto del repellente finito. Tanto adesso ho fatto rifornimento. E adesso vediamo un attimo dove andare. Cantiere dei sogni. Dov'è che si va? Aspettate. Qua intanto c'è uno strumento, mi pare. Ah, sarà di là, dall'altra parte. Ah, ecco! Si va di lì, aspettate un attimo. Ok, dobbiamo andare dall'altra parte. A questo punto facevo a meno anche di prendere Patrat. Finito l'effetto del repellente. Vaffanculo, senti. Allora, qua si trova uno strumento. Un Ultra Ball. Ok, ecco qua la via. Ovviamente adesso qua dobbiamo stare qua a sfidare tutti questi scienziati, tutti quelli che troveremo, purtroppo. Che sono ad un livello piuttosto alto, tutto sommato, Ho usato colpo di fango. Io vi dico subito che... no, vabbè, dai, non taglierò le lotte perché sotto ci sarà la gente che si lamenterà. Quindi farò vedere anche le lotte, non taglierò nulla, perché altrimenti poi la gente si lamenta. Ipno, usiamo Mandibuzz. Capace di usare Nero Pulsar. Ah, gli aumenta di molto l'attacco speciale con Giura. Ah, bravo, usala di nuovo, tanto non avrai tempo di usare un attacco. Oh, bravo, grazie. Musharna, sempre di tipo psico. Vai, Mandibuzz. Certo che non è che toglie tanto Nero Pulsar, però...
Ipno. No, vaffanculo. Figlio di puttana. E c'ho lo scudo, ma non ti servirà contro Nero Pulsar. Ok. Cosa cazzo ha fatto? Ha fatto un saltello. Oh, qua troviamo una sveglia. No, ma magari non ci vogliono sfidare. Magari. Jigglypuff, però Sismitoad ormai è quasi a livello 60. Idropompa su Jigglypuff. Ed è resistito! No! Vai, Surf. Bravo, sei a livello 60. Musharna, Excadrill, perché è capace di usare Forbice X, che è super efficace. Olè. Psicoraggio non è molto efficace. Bene. Cambiamo subito ordine dei Pokémon. Ricerca strumenti. Ah, troviamo un'altra sveglia qua. E qua troviamo un cucchiaio torto che aumenta l'efficacia delle mosse di tipo psico. Madonna, sono stufo di sfidare tutti questi. Ah, bene, Excadrill contro Starmie. No, ecco, cosa cazzo ho usato? Terremoto. Comete. Ragazzi, mi sa che in questa parte non riusciremo neanche ad arrestare tre saggi. Questo mi preoccupa. No, no. Tre saggi ce la dobbiamo per forza fare. Ah, Wobbuffet. Specchio vero? No, fallisce ovviamente perché Forbice X non è una mossa speciale, è una mossa fisica. Andiamo qua. No, ma cosa cazzo ho fatto? Dobbiamo andare. Cazzo. Là si trova Musharna. Senti, oh, vaffanculo. Qua, eccolo. Celio. Allora, Celio ci darà la MT75 che è Danza Spada, che aumenta di parecchio l'efficacia delle mosse di tipo fisico. Bene, il prossimo saggio sarà Moreno. Possiamo catturarlo alla cava pietra elettrica. Dov'è qua? Qua, andiamo a Ponentopoli. Ok, cominciamo subito. Ah, qua possiamo trovare Clink. Repellente Max. Ricerca strumenti. Solo che ragazzi, no! Perché? Non so minimamente dove trovare Moreno. Sarà di sicuro nei piani sotterranei della cava pietra elettrica. Ah, Tirtuga! Bello, bello come Pokémon. Qua? Ok,
Ah, Calamita. Allora, dov'è che erano i piani sotterranei? Qua cosa c'è? Ah, Drillbur. La pre-evoluzione di Excadrill. Qua già siamo ai piani sotterranei. Vabbè. Oh, uno strumento. Antiparalisi. Non li avevamo mai trovati questi. No. Comunque qua mi pare che possiamo trovare come... Adesso io non mi ricordo più il nome, la pre-evoluzione di quel Pokémon elettrico, l'anguilla, insomma, non mi ricordo più come si chiama. Se qualcuno lo sa, scriva nei commenti, così mi ricordo anch'io. Rimetti in sesto i Pokémon, va. Revitalizzante. Stiamo prendendo tutti gli strumenti. Tutto ciò è molto positivo. Qua comunque mi ricordo di esserci già stato. Pietra tuono. Ma quanti strumenti che non abbiamo mai preso. E qua, questo qua non l'ho sfidato, questo qui. Allora, Drillbur di tipo terra. Excadrill è quasi al 59. Zapstreak, brava, mettilo. Così uso terremoto. Ah, quasi a livello 59. No. Adesso dobbiamo sorbirci la lotta contro questo. Livello 59. Ducklet mi pare che sia di tipo acqua volante, come Wingull. Forbice X ho notato che è una mossa veramente molto utile. Aspettate qua. No. Iperpozione. Pezzo stella, wow. Vale molto il pezzo stella. Eccolo qua il saggio. Moreno. Moreno ci darà la MT69 che è lucidatura. Comunque mi sa che dovremmo sfidare le reclute, ecco appunto, dovremmo sfidare queste reclute del Team Plasma prima di arrestarlo. Usiamo, vabbè, c'hanno dei Pokémon, insomma, non proprio fortissimi. Scrafty, lotta buio, Forbice X è mediamente efficace. Terremoto. Ah, usa centri pugno, ma non glielo lasceremo fare. Bene, e uno fuori. Tocca l'altro. Gliepard, Forbice X. Wow, veramente molto utile questa mossa coleottero. Contro Garbodor, un bel terremoto. Ah, un altro Gliepard, vabbè, usiamo di nuovo Forbice X. Bene, Excadrill a livello 60. E Moreno
Accelera la MT69 lucidatura, aumenta di molto la velocità. E potremo arrestarlo finalmente. Bene, rimangono due saggi. Ecco, mi pare che in questo piano si trovi la pre-evoluzione dell'anguilla. Com'è? Non mi ricordo più come si chiamava, mi dispiace ragazzi. Caramella rara, perfetto. Adesso uso fune di fuga, andiamo a catturare l'ultimo saggio. Che non è proprio l'ultimo, ma l'ultimo lo cattureremo nella prossima parte. Perché dobbiamo fare delle altre cose. Ecco, ho usato un repellente per sbaglio. Fune di fuga. Andiamo nei box. Perché dobbiamo trovare un Pokémon capace di imparare cascata. Ma Wilmer, dai. Posto di Patrat. Velocemente, molto velocemente, che non abbiamo tanto tempo da perdere. Cascata. Wilmer, capace. Sì, vai, tanto non ha importanza le mosse di Wilmer. Ah, prima di andare però mi rimetto in sesto i Pokémon. Ok, bene. Mandibuzz, dobbiamo andare sul percorso 18. Che dov'è il percorso 18? No, scusate, percorso 14, mi ero sbagliato io, scusate. Quello che dovevamo catturare nella scorsa parte, però non avevamo la MN cascata, adesso invece ce l'abbiamo e possiamo risalire questa cascata col nostro Wilmer. Terror Pan aumenta l'efficacia delle mosse di tipo spettro. Sarebbe utile una scacciabruma per togliere la nebbia. Ecco, quante cascate! Eccolo qua il saggio. Trovato subito. Allora, già non ucciderà la MT-08 che è gran fisico, aumenta attacco e difesa di un punto. Ora verrà arrestato, ovviamente. Sì, compagnia di un Pokémon drago. Ah, ok. Non ci dice neanche dov'è. Vabbè, fa lo stesso. E qua purtroppo c'è questo allenatore. Hippopotas di Sinnoh. Ah, me lo ricordo, Hippopotas. Ok, ragazzi, battiamo questo qua. No, 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 no. Non lo tollero. Pezzo di merda. E un altro. E Probopass. È tipo roccia acciaio, molto vulnerabile alle mosse di tipo lotta e alle mosse di tipo terra. Aia. Aia.
Ok, dai, con questa parte possiamo concludere qua. Vi aspetto alla prossima parte dove cattureremo Gecis, ovvero l'ultimo saggio. E mi raccomando, lasciate un mi piace. Ciao ciao!